Ed ora, rimanendo sempre in tema di calcio, permetteteci una digressione. Tutti vorrebbero disporre di una sfera di cristallo nella quale prevedere come andrà la prossima stagione calcistica e non solo chi vincerà lo scudetto. Ebbene, il sistema migliore per scrutare il futuro del pallone sembra essere quello di interrogare i tarocchi. È l'estate di Massimo Moratti, la prima da presidente nerazzurro. I tifosi nutrono grandi speranze dopo il mercato faraonico dell'Inter. Mi ricordo i film di Western da ragazzino, che quando c'erano le partite di poker, uno quando si sedeva nuovo al tavolo, le prime battute doveva perderle, poi dopo così capiva gli altri come giocavano, e questo si fa. E quindi può anche essere che adesso noi non siamo favoriti, però sta a questi ragazzi invece dimostrare il contrario. Per la difesa il sinistro boom di Roberto Carlos. A centrocampo la grinta di Polins e la fantasia di Benny Carbone. In attacco il fiuto del gol di Maurizio Ganz, che dopo una vita in provincia è chiamato al salto di qualità. In panchina è confermato Ottavio Bianchi, una decisione che non trova il pieno consenso del popolo nerazzurro. Inter regina di mercato, che vede un po' tutte le squadre rinforzarsi in vista di una stagione che si prospetta spettacolare. La Juve punta sui colpi di genio di Del Piero e sui muscoli di Jugovic, Bjerkovu e Lombardo. Il Milan di Capello vuole dimostrare che il ciclo degli invincibili non è ancora terminato e con l'arrivo di Weah ritrova l'attaccante di peso necessario per il suo gioco. Sono convinto che noi saremo sempre una squadra d'attacco, giocheremo, questo è sicuro, sempre con tre attaccanti, per cui dovremo soprattutto trovare giusti sincronismi fra centrocampo e difesa. Sempre più competitive Parma e Sampdoria, mentre anche la Fiorentina vuole correre per lo scudetto e conferma tutti i big. Batistuta e Rui Costa su tutti. C'è tutto, c'è una rosa a disposizione, la panchina è esperta, è quello che ci voleva. Scommette su Bobo Vieri l'Atalanta allenata da Mondonico, che ha nella sua rosa anche il 19enne Morfeo. Quando hai giocatori di grande interesse è chiaro che devi sfruttarlo nella maniera migliore. Tutta da seguire l'Udinese di Alberto Zaccheroni, tecnico debuttante in A. Il campionato italiano riabbraccia Trapattoni, che dopo una stagione in Bundesliga si siede sulla panchina del Cagliari. Una bella sfida per lui, che ha sempre lottato per lo scudetto. Ho potuto confrontare ciò che sono i concetti, non solo miei ma anche della scuola nostra italiana, con quelli che sono di un'altra nazione, quindi filosofia di vita, filosofia di allenamento, filosofia di espressione calcistica. Il campionato dunque è pronto a prendere il via e la novità regolamentare della stagione 95-96 riguarda le sostituzioni, che salgono a 3 e senza distinzioni di ruolo. Quello che deve arrivare sembra sempre il campionato più difficile, come del resto io vedo che quando una squadra vince lo scudetto l'ultimo è sempre più bello. Sicuramente il campo produrrà qualche sorpresa, è sempre stato così e sarà sempre così, però direi che mai come quest'anno ci attende un campionato molto equilibrato. Novità di stagione, i nomi dei giocatori impressi sulle maglie. Riparte così la caccia alla Juventus. Il Milan torna a puntare allo scudetto e lo fa con un certo Giorgio Weah, supportato da Baggio e da Savicevic per un attacco devastante. Il Parma, sempre più protagonista del campionato, fa le cose in grande e prende anche il pallone d'oro Stoichkov dal Barcellona, Fabio Cannavaro dal Napoli, anche se alla fine l'acquisto più azzeccato si rivelerà un ragazzino, Gigi Buffon. La Roma, allenata da Mazzone, prende Del Vecchio dall'Inter, Di Biagio dal Foggia e punta sulla coppia ancora Balbo-Fonseca, innescati da Giannini e Cappioli. La curva sud riprende coraggio. L'Inter di Ottavio Bianchi, come sempre, fa grandi acquisti, ma tribola. Dopo 5 giornate, Moratti esonera Bianchi e dopo una parentesi Suarez arriva Hodgson, che tra le sue prime mosse compie la più infausta. Regala al Real Madrid Roberto Carlos, se ne pentirà l'Inter per molti anni.
La Lazio di Zeman promuove dal vivaio un giovane campione, Alessandro Nesta, che rende ancora più sicura la difesa biancoceleste. La Sampdoria punta su Enrico Chiesa, che con gli assist di Mancini diventa il nuovo idolo di Marassi. Appuntatevi i nomi di due neoacquisti, l'olandese Seedorf e il francese Carambe. Lasceranno il segno a lungo. Il Piacenza continua ad essere l'unica squadra con tutti i giocatori italiani, mentre il Bari continua a sfoderare grandi bomber. Quest'anno è il turno di Igor Protti. Il primo se li porta a casa, la strada per lo scudino. La strabocchevole e mezzo miliardo di euro sulla giornata calda e umida, fortunatamente un po' ventilata, arbitra Matei. Ma anche con ordine e intelligenza. Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta tutto il calcio minuto per minuto. Riprendiamo la linea dallo studio di Milano e subito la linea Torino, Riccardo Cucchi. Si gioca da due minuti il secondo tempo, Juventus sempre in vantaggio per 1-0 sullo Cremonese, linea Bergamo. Di Atalanta e Parma, ricordiamo il punteggio con cui si è concluso il primo tempo, 0-0, la linea a Padova. Ricordo il risultato alla fine dei primi 45 minuti, Padova 1, Milan 2, il primo tempo è stato discreto con il Milan che per lunghi tratti ha condotto le operazioni, mentre il Padova si è affidato a veloci contropiede, la linea all'Olimpico. Lazio in vantaggio per 1-0 nei confronti del Piacenza e noi giriamo la linea a Milano. Milano si gioca da 5 minuti nella ripresa, situazione invariata 0-0. Pareggio della Cremonese al quinto minuto di gioco direttamente sul calcio di punizione Maspero. Juventus 1, Cremonese 1 per la linea. Riprendiamo la linea da Bari, sesto minuto della ripresa, Bari sempre in vantaggio sul Napoli per 1-0 grazie alla rete messa a segno al terzo minuto del primo tempo da Protti. Roberto Carlos, siluro su punizione da oltre 25 metri e gol che porta in vantaggio l'Internazionale. E Fiorentina in gol con Massimo Orlando lanciato da Batistuta, 1-0 per la Fiorentina contro il Torino. Ravanelli ecco, in vantaggio la Juventus al ventesimo e dunque Juventus nuovamente in vantaggio al Delle Alpi, Juventus 2, Cremonese 1, a te la linea. Siamo giunti intorno alla mezz'ora, rapido riepilogo da tutti i campi, minuto e punteggio, Torino. Siamo al 29esimo, Juventus in vantaggio sulla Cremonese per 3-1. Bergamo. 24esimo 0-0. Padova. È il 25esimo, il Milan in vantaggio sul Padova per 2-1, pochi istanti fa UEA ha colpito una traversa. Roma. 23esimo, siamo in ritardo rispetto agli altri campi, Lazio 2, Piacenza 0. Milano. Inter 1, Vicenza 0 quando siamo arrivati alla mezz'ora esatta della ripresa. Bari. 29 minuti, 30 secondi, Bari 1, Napoli 0. Firenze. 24esimo, 2-0, doppietta di Banchelli. Udine. 28esimo, Udinese 1, Cagliari 0. Attenzione, il Parma in vantaggio, il gol di Stoichkov esattamente al 31esimo, dunque Parma 1 qui a Bergamo, Atalanta 0, ricordo il calcio di punizione vincente del bulgaro Stoichkov, linea Provenzali. Attenzione, Bari che si inserisce, dunque il Napoli sta per battere un calcio di rigore importantissimo sulla palla, se non andiamo errati c'è Cruz, Beskin invita il calciatore a tirare del gol, il Napoli dunque pareggia, Bari 1, Napoli 1, linea Milano. Il finale di San Siro, scusate, Internazionale batte Vicenza 1-0, ma il Vicenza un minuto dalla conclusione ha clamorosamente mancato il pareggio con Rossi. Il finale da Bari, Bari 1, Napoli 1, linea Gentili. Gol Vieri, l'Atalanta ha pareggiato con Vieri esattamente al 47esimo. Finale da Padova, scusami, il Milan ha battuto il Padova 2-1, te la linea. Finale anche a Firenze, del pallone Fiorentina stesso. 2, Torino 0. Scusami, finale anche a Udine, l'Udinese ha battuto il Cagliari per 1-0 grazie al gol di Birof all'11esimo della ripresa. Andiamo all'Olimpico, Delfino. Sì, partita che si è conclusa da un paio di minuti, la Lazio ha battuto il Piacenza per 4-1. E proprio in questo istante il signor Bettin dichiara concluso il confronto, 4-1 per la squadra bianconera, in linea Coppola. Atalanta-Parma 1-1, Sampdoria-Roma si disputerà questa sera con inizio alle 20.30, Radio Cronaca su Radio 1. La classifica della Serie A per quanto riguarda la prima giornata è molto facile, 3 punti Juventus-Lazio-Milan-Inter-Udinese-Fiorentina, 1 punto Atalanta-Parma-Bari e Napoli. Sampdoria-Roma 1-1, la Roma divide punti con la Sampdoria. Fenomeno contribuente. Buonasera, qui Alfredo Pigna per la 978esima edizione della Domenica Sportiva. Amici miei, non dell'avventura, buonasera e benvenuti a questo numero 1888 della Domenica Sportiva. Buonasera. Buonasera.
Questa nostra domenica sportiva ci consente... Rubo solamente due minuti per salutarvi, per dirvi che per me è stata un'esperienza molto positiva, molto bella. Gentili amici, buonasera e benvenuti alla domenica sportiva numero 1592 che questa sera vi offrirà... Signore e signori, buonasera e benvenuti alla domenica sportiva 1503. La classifica... Buonasera a tutti, grazie di essere qui nel nostro studio. Eccoci in studio un'altra volta e abbiamo sentito... Buonasera, Alemano. Domenica sportiva numero 2083, il campionato di... Bene, amici, eccoci qui. Non vi allarmate. Non è cambiato niente, io so come sono sospettosi giustamente i tifosi e gli appassionati di sport. Vi daremo sempre quello che la domenica sportiva vi ha sempre dato. I primi 90 minuti sono dominati dai grandi nomi del campionato. Fabrizio Ravanelli dà la sensazione di essere già vicino al top della forma. Il brasiliano Roberto Carlos timbra subito con il suo proverbiale sinistro. Stoichkov regala un primo saggio della sua classe ai tifosi gialloblu, così come Bobo Vieri si conferma pronto per la Serie A. Beppe Signori non manca l'appuntamento con il gol e c'è gloria anche per Franco Baresi, che torna alla rete dopo 5 anni dall'ultima sua marcatura. È la 12esima rete su 415 partite in Serie A per Franco Baresi. Rivediamo il suo straordinario doppio controllo, prima di petto, poi con la coscia destra. E ancora il destro di misura, di giustezza. Sono passati diversi anni, penso, non lo ricordo vagamente. Quindi guardiamo sempre avanti, che è meglio, perché se mi guardo indietro mi spavento. I big non deludono. Alla seconda giornata poi scendono in pista anche Luca Vialli, che con i gradi di capitano trascina i bianconeri alla netta vittoria in casa del Piacenza. E Roberto Baggio, che nel finale regala il successo al Milan con il suo primo gol in maglia rossonera. Una risposta alla nazionale, quanto... Io ho sempre parlato attraverso il campo e continuo a farlo. Evidentemente i 200 gol che ho fatto fino ad oggi non servono. Juve e Milan, dopo i primi tre turni, sono le uniche squadre a punteggio pieno. L'Inter è già staccata dopo la sconfitta in casa del Parma. Una caduta che apre subito crepe profonde nello spogliatoio nerazzurro. E la situazione peggiora ulteriormente dopo lo 0-0 casalingo con il Piacenza. Se la squadra non gioca bene, è giusto che le responsabilità cadano esclusivamente sull'allenatore. Male anche la Roma. Un punto soltanto, frutto del pareggio con la Samp e di due sconfitte casalinghe consecutive. E il dopopartita è ancora più concitato. I giocatori della Roma escono annunciando un polemico silenzio stampa, voluto forse proprio da Mazzone. Mazzone è criticato, al pari di Giovanni Trapattoni, che dopo 270 minuti è ancora a zero con il suo Cagliari fanalino di coda. Potremmo chiedere un consiglio da dare magari a Mazzone e anche Trapattoni, che è un uomo che ha sempre vinto tanto, ha avuto tanti successi e sono però in questo momento molto in difficoltà. Bosco. Ma non si può vincere sempre. Trapattoni ha vinto tanto, adesso ha perso 3 partite, calcio è così, anche altri sport. Per me le prime 3-4 partite in campionato non dicono tutto. Incerto anche l'avvio di Fiorentina e Parma, ancora troppo altalenanti i loro risultati. Tutto il contrario di ciò che avviene per la coppia di testa. La Juventus conferma la soluzione del tridente offensivo. Del Piero, l'erede di Baggio, il centrocampo poggia ancora sulle geometrie di Paolo Sosa, mentre non può contare sulle accelerazioni di Attilio Lombardo, fuori per infortunio. Ma intanto noi dobbiamo fare subito una premessa: non abbiamo mai detto che rivinceremo il campionato. Abbiamo sempre detto che vorremmo riproporci e tentare di vincere come l'anno scorso. Sappiamo che ci sono rivali agguerrite e soprattutto che si sono rinforzate. Il Milan è ancora alla ricerca del miglior assetto. Capello inizialmente schiera una formazione che presenta Savicevic, Baggio e Weah in attacco e Lentini tornante di destra. E Weah spettacoloso nell'imbeccare Baggio, autore del secondo gol rossonero. Per la trasferta in casa della Roma in programma alla terza di campionato, il mister rossonero mette Simone al posto di Baggio, ritenuto più congeniale per il centravanti liberiano. Colpo di tacco per Simone, miracolo, ancora da parte di Cervone, grande suggerimento di Weah per Simone, tiro a fondo campo. Le scelte della vigilia danno ragione a Capello. La prova di forza del Milan è impressionante. Colpisce su tutti Jorge Weah,
Osservate il suo dribbling straordinario, il controllo, l'esterno e il gol. Davvero una prodezza di Weah che si beve netto Aldair e poi sull'uscita del portiere della Roma lo beffa. Cercherò di imparare l'italiano al più presto per poter comunicare con gli altri. I suoi muscoli sviluppano una potenza devastante. Il suo passo felpato e sinuoso accompagna giocate di alta scuola. Un Milan con un grande Weah, assecondato da un ottimo Simone, e un Milan che non ha fatto rimpiangere l'assenza di Roberto Baggio. Ma tutti fanno la stessa domanda. Io ritengo che Weah, Baggio, Savicevic e Simone sono quattro grandi attaccanti. E diavoli in carne ed ossa, pronti a fare riti satanici sulla panchina di Capello che non batte mai in casa i bianconeri. Gli acuti del Liberiano lanciano il Milan al comando della classifica. Una leadership solitaria che si consolida dopo il successo per 2-1 nello scontro diretto con la Juve. E la Juventus sembra subito in difficoltà. Lippi perde il controllo del braccialetto portafortuna. Simone e Weah riescono a confezionare freddamente lo straordinario triangolo del raddoppio che si può apprezzare maggiormente da questa ripresa dall'alto. Il tocco del Liberiano di esterno destro è davvero delizioso. Sul 2-0 la partita sembra davvero finita. E sui rilassamenti rossoneri in difesa Marocchi e Del Piero riaprono la partita. È un bel quadro quello di Pinturicchio. A Capello sorge il dubbio che Boggi abbia l'orologio fermo e gli si rizzano i capelli quando Porrini sfiora il 2-2 su invito di Del Piero. Fine della trasmissione e sentite Weah. Voi siete un gran Ho fatto un gran gol, è vero, ma è stato merito del collettivo. Sì, il Milan è primo, ma è troppo presto per cantare vittoria. Dobbiamo continuare a vincere per poter restare in testa. Non mancano però i dubbi sulla reale tenuta del Milan. Baggio resta fuori per alcune domeniche, Savicevic viaggia a fari spenti e Lentini non fornisce l'apporto sperato. Ne risentono gioco e risultati. Inevitabile l'aggancio in vetta da parte del Parma all'ottava giornata, complice l'1-1 nel derby della Madonina contro una rigenerata Inter. Seconda volta che il Milan in pochi giorni prende gol così, in questo modo un po' distratti, insomma, la difesa. Lo sappiamo. Un po' arrabbiato per questo. Provvederemo. Vita nuova in casa nerazzurra dopo l'esonero di Bianchi alla quarta giornata. Fatale al tecnico bresciano la sconfitta contro il Napoli. Moratti allora decide di voltare pagina e affida la panchina a Luisito Suarez, in attesa che possa formalizzarsi il matrimonio con Roy Hodgson, il quale già lavora durante la settimana con la squadra. Io penso che alle volte esageriamo quando cominciamo a parlare del 4-4-2. Insomma, il calcio è sempre quello, no? Dopo la svolta, l'Inter torna subito alla vittoria contro il Torino per poi bloccare il Milan sul pareggio. Noi continuiamo così, tutto è possibile. Andrea Zola, tu sai tirare le punizioni come tuo papà? Fai molti gol, ma c'hai anche la voce. Viaggia bene anche il Parma di Scala, sorretto dalle prestazioni di altissimo livello dei suoi uomini di qualità, Stoichkov e Zola su tutti. Stoichkov ha la freddezza del campione che non sciupa simili occasioni. Zola disorienta l'Alas con una finta e segna il più facile dei gol. L'area di casa fa bene ad Alessandro Melli e quando le cose si mettono male, ecco il jolly che ha un nome e un cognome. Filippo Inzaghi. Che appena entrato approfitta del bailam generale, conquista la vittoria e rischia gioiosamente la pelle per l'emozione. Che sa da fare per campare? Io sono di Piacenza, però penso di aver dato tutto per cercare di dimostrare al Parma che ha fatto bene ad acquistarmi. Alterna belle vittorie e cadute rovinose la Fiorentina di Ranieri, che ha in Rui Costa l'elegante e concreto regista offensivo e in Toldo un portiere affidabile. Ma soprattutto un Batistuta in splendide condizioni. È suo l'1-2 con cui spazza via la Lazio nel giorno della sua centesima partita con la maglia viola, che gli vale anche l'onore di una statua. Meglio di così, Gabriel Omar Batistuta non poteva proprio festeggiare le 100 partite in maglia viola. Prima della gara celebrazioni degne di un eroe nazionale con tanto di statua eretta dai tifosi. Poi una straordinaria doppietta per stendere la Lazio. Ci voleva perché... per tutto, per le 100 partite, per quello che avevano fatto i tifosi. Li volevo ringraziare, non soltanto a parole,
ho avuto fortuna. Nel mentre c'è una provincia che sorride, grazie alle imprese del Bari, l'unica squadra che è riuscita a battere il Milan. È il bello del campionato italiano, nel quale anche una super corazzata miliardaria come il Milan può essere affondata dalla veloce motosilurante barese grazie alle armi dei poveri, agonismo e voglia di lottare. Bene anche l'Atalanta di Vieri e Tovaglieri, mentre la Torino del calcio accusa preoccupanti colpi a vuoto. I Granata, che hanno rispedito in Turchia Kansukur, sono ai margini della zona salvezza. Mentre la Juventus pare in crisi di identità. Belle in Europa, bruttine in campionato. La formazione di Lippi viene travolta all'Olimpico dalla Lazio di Zeman e la domenica successiva cade a Udine per mano di Birov, scivolando a meno 6 dalla vetta. Il Friuli, terra di calciatori, terra di azzurri illustri, è in festa per merito di un tedesco, Oliviero Birov, un gigante che ha piegato la Juventus. L'anno scorso vincevamo sempre fuori casa, quest'anno non vinciamo, ogni campionato ha una sua storia, comunque mancano ancora tante giornate. Vediamo ora la classifica della Serie A. In testa ci sono Milan e Parma con 20 punti, a 18 punti la Fiorentina, a 16 punti Lazio e Napoli, a 15 l'Udinese, a 14 la Juventus, a 13 Roma-Atalanta, a 12... Dopo 9 giornate, la classifica vede al comando la coppia Milan e Parma e la giornata successiva è previsto lo scontro diretto. Il Parma è privo di Bucci, il suo portiere titolare. Dovrebbe giocare il suo vice Nista, invece no. Nevio Scala riserva al pubblico di Parma una sorpresa incredibile e getta nella mischia Gianluigi Buffon, classe 1978 e un cognome impegnativo. Penso che quando sei così giovane non hai troppo tempo per pensare e quindi sei abbastanza tranquillo. E il problema viene quando capisci veramente dove ti hanno messo e cosa stai facendo. Esordisce a 17 anni in Serie A in una partita da scudetto, dimostrando una sicurezza da veterano. È la dote che ha colpito subito e di più. La sorpresa? Il portiere Buffon, nipote di Lorenzo, che giocò nel Milan e nell'Inter. La Gazzetta dello Sport del 20 novembre 1995 saluta con un 8 in pagella e un giudizio importante l'esordio di un futuro campione del mondo. Il portiere del Parma Buffon è stato senz'altro il miglior giocatore del Parma. Gianluigi Buffon, nipote d'arte del grande Lorenzo Buffon, mitico portiere degli anni 50. Buffon era cugino di mio padre praticamente, per cui qualche legame ce l'ho. Dai. Solo legami, ma non è che le abbia detto si para così, si fa così. No, anche perché, non per immodestia, però non lo vado nemmeno a chiedere in giro come si para. Se posso ci arrivo da solo, altrimenti è uguale, non c'è problema. Non è ancora maggiorenne il ragazzino ed è il titolare della primavera del Parma. Il mister Nevio Scala lo butta nella mischia e lui conquista la ribalta sfoderando una prestazione maiuscola. Se ha scelto Scala, forse magari avesse giocato l'altro portiere, forse avrebbe parlato di meno. Il Tardini, tutto esaurito per il big match tra le due squadre appaiate in testa alla classifica, si stropiccia gli occhi perché avverte subito la sensazione di assistere alla nascita di un nuovo fuoriclasse. Io sono entrato in campo e pensavo di essere a giocare con la primavera, forse per quello che non ho fatto male, capito? Perché ero tranquillo dentro. Buffon tocca la sua prima palla nella massima divisione su un cross di Boban. È il primo intervento di una collezione fantastica. Nel secondo tempo è un'autentica prodezza la risposta sulla girata di Simone. Infine, a protezione dello 0-0, Wea trova tra i suoi piedi il portentoso Buffon e così cala la tela. E pensare che il Milan se l'è fatto soffiare dal Parma qualche anno prima, quando il ragazzino si presenta nel settore giovanile rossonero. Un ragazzo così coraggioso, determinato su ogni pallone e con un ottimo tempismo alle uscite era difficile da vedere a 17 anni. Ancor più curioso che di questa domenica da incorniciare non ci sia la foto ufficiale. La squadra del Parma, prima dell'avvio della gara, si schiera come tradizione comanda davanti agli obiettivi. Ma è del tutto evidente che qualcosa non quadra. Chi manca è il portiere. Non sono ritratto nella foto ufficiale prima della partita
perché ero già andato verso la porta. Non ero abituato a farla. Nella primavera non si usa. Per cui va bene così. È la confessione finale di colui che molto presto si scoprirà essere Superman con tanto di maglia a certificarlo. Buffon è il regista del reparto arretrato. Vede meglio di tutti gli sviluppi dell'azione. Urla, comanda, detta gli spostamenti, piazza la barriera. Poi tocca a lui parare i palloni, quelli parabili e quelli impossibili, che se intercettati lo fanno definire un Superman. Il pareggio rallenta la coppia di testa. Ne approfittano la Lazio, che supera la Cremonese, la ritrovata Juventus, che batte la Fiorentina, e l'Inter, che vince con l'Udinese. Più fiducioso o più di ottimismo adesso, dopo la serie di pareggi? Ma l'abbiamo sempre avuto, perché c'è un potenziale veramente notevole e quindi è chiaro che dobbiamo pensare in grande. Ma è un fuoco di paglia, perché già dalla domenica successiva il Milan riprende il suo cammino staccando il Parma. Non è impeccabile la squadra di Capello, ma è quella che ha l'andatura più regolare. Senza dimenticare il parco campione della sua rosa, con George Weah candidato numero uno al pallone d'oro, ancora superbo all'Olimpico. Quando sente l'aria di Roma, George Weah sembra assumere le sembianze di Attila, il flagello di Dio. Come il condottiero degli Unni, che passando da queste parti non faceva più crescere l'erba, il liberiano lascia il segno anche sull'Olimpico laziale, dopo aver fatto piangere 3 mesi fa i tifosi giallorossi. La prodezza del bomber africano è di quelle destinate a dare una svolta all'intero campionato, oltre a decidere una sfida che il Milan ha meritato di vincere più nel primo tempo che nei secondi 45 minuti. Da solo, a 3 minuti dalla fine, riesce a dare al Milan una vittoria fondamentale. Io ritengo che noi abbiamo 3 giocatori straordinari, proprio candidati al pallone d'oro, o almeno arrivare fra i primi 5, Maldini, Weah e Baresi. Il Milan procede e anche la Juventus pare aver ritrovato la via del gioco e soprattutto dei risultati. Spicca il 5-0 nel derby della Mole, che costa il posto al mister Granata Sonetti. Gianluca Vialli è incontenibile, con una tripletta in 43 minuti. Scommessa con Vialli, no, gli avevo detto che avrebbe fatto 2 gol, perciò ho vinto la scommessa. Si ripete 2 domeniche dopo il capitano della Juve. È sua la rete decisiva dell'1-0 casalingo ai danni dell'Inter, ormai in piena crisi. E cosa l'ha fatto arrabbiare? Arrabbiare? E spero che sono solo arrabbiato quando il grande pubblico non vede. Mentre anche la provincia regala spettacolo con la Cremonese che sommerge per 7-1 il Bari di Eugenio Fascetti, il Parma rallenta e mette in fila 3 pareggi su 4 partite. Stoichkov comincia a manifestare i primi segni di insofferenza e l'intera squadra sembra aver smarrito l'armonia e quello spirito di leggerezza che l'avevano caratterizzata nelle stagioni precedenti. Ma quello che chiedo è per la squadra, non per il sottoscritto. La squadra ha il diritto di lavorare in maniera diversa, in situazioni psicologiche diverse. Segna gol a raffica, è stato capocannoniere nello scorso campionato, eppure non vincerà il pallone d'oro, anche perché la sua squadra per ora non gli offre una platea internazionale. Chi sa approfittare del calo degli emiliani è la Fiorentina, che pareggia con l'Inter e vince le 3 gare successive. E poi occhi in tribuna per intravedere Naomi Campbell, che indossa meglio di chiunque altro la maglia viola con la numero 9. Batistuta dimostra gran stile per davvero. Sì, bella, però in tribuna c'era anche mia moglie, che secondo me è molto più bella. Alla vigilia dello scontro diretto, la formazione di Ranieri giunge a una sola lunghezza dal Milan. No, però non parliamo di scudetto, noi siamo una buona squadra, anzi, come dico ai ragazzi, siamo un buon gruppo, un ottimo gruppo. Per diventare una buona squadra bisogna passare delle partite un pochettino particolari, ecco, saper stare anche ad alto livello. Batistuta contro Weah.
questo il titolo per la sfida che alla 15ª giornata mette di fronte le due regine del campionato. Al fischio di Pairetto è subito partita e i padroni di casa pigiano sull'acceleratore. Battistuta impegna Rossi, ma per l'argentino non ci saranno molte occasioni per mettersi in luce. Dall'altra parte c'è UEA, sicuramente più pericoloso. L'attaccante si muove come un felino, nonostante la guardia di Amoruso, sorpreso sull'incornata fatale del liberiano. Il 2-2 finale, aperto da UEA e chiuso da Baiano, fa felice soprattutto il Milan, che travolge poi la Sampdoria e pareggia a Cremona, tagliando per primo il traguardo di metà stagione. Il Milan è campione d'inverno e Giorgio UEA pallone d'oro. UEA prega e alza al cielo davanti al pubblico di San Siro il suo pallone d'oro, primo giocatore non europeo a provare questa gioia. La grande novità di inizio d'anno riguarda però la rivoluzionaria sentenza Bosman, che abolisce i limiti di impiego dei giocatori comunitari nei relativi paesi. Il calcio italiano non può che essere scosso da una notizia del genere, tanto che l'associazione calciatori inizia a minacciare clamorose iniziative di protesta. E qua si va allora sul discorso degli stranieri, di quanto possano incidere via di questo passo. Io tu credo pensi però che sia praticabile la strada di un'eventuale ipotetica futura chiusura di nuovo agli stranieri? Questo ci sono molti problemi anche. Questo di, visto la nuova impostazione politica, direi di fare un referendum e così faremo decidere ai tifosi che cosa giudicano, che cosa vogliono, perché in fin dei conti sono loro quelli che mandano avanti il calcio e quello che devono volere un certo calcio. Ci sono giocatori rimasti nella storia per un'azione travolgente. Un gol incredibile. O un gesto tecnico imprevedibile. Nel caso di Jean-Marc Bosman, però, centrocampista belga senza infamia e senza lode, la storia è diversa. Protagonista di una rivoluzione epocale per il calcio europeo. E quasi quasi senza volerlo. Mai e poi mai avrei immaginato che le cose si sarebbero spinte così lontano. All'inizio per me si trattava solo di un discorso privato tra me e la società. Tutto ha inizio quando Bosman, in scadenza di contratto con il Liegi, decide di trasferirsi al Dunkerque, in Francia. Il Liegi, però, giudica inadeguata l'offerta della squadra transalpina e nega il trasferimento di Bosman, il quale prima si vede ridurre l'ingaggio e poi viene messo fuori squadra. Fu allora che mi rivolsi ad avvocati esperti in diritto comunitario. Da qui il ricorso alle vie legali per restrizione del commercio. L'UEFA e la Federcalcio belga gli hanno chiesto di desistere, promettendogli in cambio un lauto risarcimento. Lui ha deciso di proseguire per la sua strada. Mi sentivo come un ciclista che pedala e che a furia di pedalare vede il traguardo. Fermarsi a quel punto significava cadere. E il caso, portato fino alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che con la sentenza del 15 dicembre 1995 stravolge per sempre il mondo del calcio. Spero, ha detto Bosman, che la mia vicenda possa tornare utile al calcio. In questo momento, però, sono in molti a pensarla diversamente. Con quella che passa alla storia come sentenza Bosman, crolla l'oligarchia delle società e i giocatori diventano i veri proprietari del loro cartellino. Per me la cosa fondamentale è che situazioni come quella che ho vissuto non si ripetano più in futuro. I calciatori aventi cittadinanza dell'Unione Europea, alla scadenza del contratto, sono liberi di trasferirsi a un'altra squadra in base alle norme sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione. Una rivoluzione epocale che, insieme al sacrosanto diritto dei giocatori di poter gestire il proprio cartellino, ha portato a una serie di esagerazioni che la stessa UEFA nel 2005 ha provato ad arginare, caldeggiando l'utilizzo di giocatori cresciuti nel proprio paese. Segno dei tempi e dell'Europa unita. Forza, fantasia, potenza, queste le armi messe in campo da Capello. Il campionato intanto va. Con la Fiorentina nel ruolo di anti-Milan per eccellenza, tallonata da un Parma e una Juventus sempre più convincenti. Le smorfie di Berti prima dell'inizio della partita a significare i dubbi e le perplessità che circondano ancora quest'Inter. L'Inter invece continua ad alternare grasse vittorie a cadute sconcertanti.
come il 4-1 di Bari con Pagliuca completamente in bambola. Mettere gli stranieri, ma neanche i maghi, visto che Fascetti il Bari lo ha trasformato, no? Sì, ha giocato molto bene Bari questa sera, soprattutto in ultimi 15 minuti quando ha fatto 3 gol. In coda, aria pesante per la Cremonese e il Padova, mentre nel club delle deluse spicca il Torino, che spera nel riscatto con il nuovo mister Scoglio. La gestualità di Scoglio fa impallidire persino Trapattoni, ma dietro le strategie il professore sa di poter contare su una squadra dal temperamento ritrovato. Si riparte così per un girone di ritorno che vede il Milan confermarsi battistrada regolare e costante con 2 vittorie nelle prime 2 giornate. Sono contento di come la squadra si è mossa dall'agonismo, dalla determinazione. Stecca invece la Fiorentina, che dopo il clamoroso 3-0 esterno ai danni del Torino, pareggia con il Vicenza. Gran bella squadra quella guidata da Guidolin al ritorno in A dai tempi di Paolo Rossi. Non ci sono nomi altisonanti. C'è una buona organizzazione di gioco, il sano clima della provincia e qualche individualità che spicca, come quella dell'uruguaiano Tero e dell'italianissimo Mimmo Di Carlo, arrivato in A a 32 anni. Sono 5 anni e questo è il 6° anno che c'è la stima reciproca, ma non solo con il pubblico, penso anche con tutto l'ambiente, con la società, con i ragazzi. Si è formato veramente un gruppo eccezionale. La Juve, dopo l'incredibile 3-3 in rimonta a Cremona, fa pace con i tifosi la domenica seguente grazie all'applauditissima rovesciata di Ferrara che sancisce la vittoria sul Piacenza. Il Parma invece deve fare i conti con il difficile rapporto tra la squadra e Stoichkov. La squadra emiliana cade nello scontro diretto contro la Fiorentina, che riconquista la seconda posizione. Abbiamo perso la partita, ma abbiamo ritrovato convinzione, gioco, spero anche tranquillità, che in questo momento non è molta. Però ripeto, non molliamo perché abbiamo 8 punti dal Milan, ma da qui alla fine tutto può ancora succedere. I punti di distacco stavolta sono 5 e il Milan ne approfitta per spingere forte sull'acceleratore. 18 febbraio 1996. In programma la giornata numero 22. Domenica cruciale per i destini del campionato, sia per la vetta che per la zona calda della classifica. A San Siro il Milan ospita il Bari, ma Capello non si fida. Partita aperta dunque, come aperte sono Cremonese-Fiorentina e Napoli-Juventus. Tutta da seguire poi Cagliari-Sampdoria, con i padroni di casa senza più Trapattoni, esonerato dopo il 4-1 subito a Torino contro la Juve. Per il Trap è il primo licenziamento nella sua lunga carriera. L'allenatore del calcio credo che spende l'80% delle sue energie in cose che non c'entrano con quello che succede nel campo e 20% con i giocatori. Noi invece abbiamo la fortuna di non essere così sotto pressione, quindi usiamo quasi tutta l'energia ad allenare, basta. Il mondo del calcio è troppo difficile, quindi io ammiro l'allenatore di calcio, non credo che abbiamo niente da insegnargli. Il primo si riporta a casa. Ed eccovi nuovamente in collegamento, gentili ascoltatori, con lo studio centrale di Milano. 16:30, ormai dovrebbero aver inizio i secondi tempi delle partite di calcio. La linea dunque a Riccardo Cucchi, che sta seguendo a Napoli, Napoli-Juventus. Vi ricordiamo che il primo tempo si è concluso sullo 0-0 tra Napoli e Juventus, uno 0-0 che rispecchia quanto emerso dal campo. Più organizzata la Juventus, ben registrata in difesa ma con qualche appannamento al centrocampo. Del Piero non è riuscito a dare il suo contributo offensivo e Vialli appare spesso troppo isolato, ma tra poco avrà ripresa del gioco. Nel frattempo linea Milano. 2-1 per il Milan sul Bari, squadra ancora negli spogliatoi. Ricordo i gol: al 7° Simone, al 20° Pedone, pareggio per il Bari, poi al 28° ancora Simone in vantaggio per il Milan grazie alla trasformazione di un calcio di rigore. In linea pertanto a Sandro Ciotti. Situazione analoga anche qui, grazie a Gentili, al Tardini devono ancora rientrare sul terreno di gioco le due formazioni. Vi ricordiamo il parziale 1-0 per il Parma, linea Totto.
Grazie Ciotti, qui a Cremona si gioca già la ripresa esattamente da 2 primi e 20 secondi, 0-0 il punteggio in apertura di ripresa. Al primo minuto Rui Costa ha calciato dal limite. Attenzione, il pareggio del Bari esattamente con Sala, al terzo minuto Sala ha pareggiato 2-2, terzo minuto la ripresa a San Siro, pareggio del Bari 2-2, linea di nuovo a Cucchi. Punteggio fermo sempre sullo 0-0, siamo al quarto minuto di gioco nel secondo tempo qui al San Paolo e adesso la Juventus. Grandissimo gol di Benarrivo, si è inserito in area dalla destra dopo una lunga rincorsa, ha battuto in diagonale e pertanto mentre siamo al dodicesimo al Tardini 2-0 per la formazione di casa, linea che stava parlando. Benelli ha portato in vantaggio la Juventus alla 35esimo, Juventus 1 Napoli 0, prepotente azione di Ravanelli su suggerimento di Paolo Sosa, dunque Juventus in vantaggio per 1-0 alla 35esimo da San Paolo. A te la linea. Finale convulso a Cremona, in pochi minuti la Fiorentina è andata vicinissima al gol del successo, 0-0 fra Fiorentina e Cremonese, e Cremonese in 10 uomini per l'espulsione di Petrachi. 3-2 per il Milan, incredibile azione del Milan, qui si è fatto tra l'altro anche male ma festeggiato ugualmente dai propri compagni di squadra, e dunque a San Siro al 43esimo Milan 3 Bari 2, linea chi stava parlando. Napoli Juventus. Quando siamo giunti alla 45esimo ormai. Scusa Riccardo, devo intervenire da Parma, accorcia la distanza il Padova e pertanto esattamente al 45esimo 2-1 per il Parma, terra linea. Finale da Cremona, Cremonese Fiorentina 0-0. E allora diamo il finale anche da San Siro, il Milan ha battuto il Bari per 3-2. La partita quindi si conclude con il successo di misura del Parma 2-1 nei confronti del Padova, linea provenzale. E proprio in questo istante il signor Treossi dichiara concluso anche il confronto del San Paolo, dunque la Juventus vince superando il Napoli per 1-0 grazie al gol siglato al 35esimo da Ravanelli. Il Milan con 49 punti, la Fiorentina con 42, il Parma con 41, Juventus 38, Lazio e Roma, ricordiamo una partita in meno, il posticipo di questa sera con inizio alle ore 20:30. Benvenuti al Teatro del Casinò di Sanremo, eccoci qui all'inizio di 90° minuto, non abbiamo la sigla per un'agitazione del montaggio di Sax Ruba, comunque grazie per l'applauso e partiamo dunque con questo 90° per commentare questa 22esima giornata, dicendo subito che UEA e Simone battono il Bari e fanno volare il Milan a più 7 dalla Fiorentina bloccata dalla Cremonese, mantenendo così a 8 lunghezze il Parma. È decisamente la formazione rossonera quella più in forma. La Juventus resta l'unica a provare a sbarrare la strada al Milan. Ma lo sgambetto nello scontro diretto non riesce per il solito UEA, che pareggia il vantaggio di Conte. Io leverò il mio cappello a cappello perché credo che sia l'anno del biscione. C'è UEA che fa la differenza, questo africano qua veramente comincia a stufarmi, eh. Proprio l'ho detto, l'ho telefonato prima, l'ho detto non segnare contro la mia squadra, invece come al solito ci ha infilato lo zampone nero. La Fiorentina vince e rosicchia due punti ai rossoneri. Il campionato è ancora vivo. Per me devo andare a giocare in Europa proprio per vincere il pallone d'oro, perché questo è un centravanti unico, incredibile, è un animale d'area di rigore, sente la porta come nessun altro, per cui merita per me il pallone d'oro. Il Milan sembra non conoscere flessioni e nell'anticipo della 24esima giornata travolge il Vicenza per 4-0, mentre abbandona definitivamente i sogni di gloria il Parma, frenato dai troppi pareggi e dalle bizze di Stoichkov. Oggi il nostro pubblico non stava, non tenia il suo giorno, desde il primo minuto stava fischiando, io non so se ha ucciso una cosa, ma se vuole vincere in campionato tutti dobbiamo stare uniti, questo è spero. Da salvare tra Roma e Parma c'è davvero ben poco.
Lo scialbo pareggio tra Parma e Roma fa registrare l'ennesima prova bulica del pallone d'oro bulgaro. È in campo, ma non si vede. E il Parma, che aveva fatto punti d'oro per convincerlo a lasciare Barcellona, scivola lentamente giù dal podio. Scala è preoccupato, il suo Parma per puntare allo scudetto ha fatto sì acquisti importanti, ma ha anche cambiato modulo. La deludente stagione italiana di Stoichkov, però, sta tutta in Inter Parma del 28 gennaio. In quel giorno, il Parma, che su di lui ha puntato moltissimo per conquistare il primo scudetto della storia, si accorge di avere tra le mani un giocatore ingestibile per il gruppo. Quanto all'intesa con i compagni, mi pare che sei un po' in ritardo. No, è molto, molto tempo por delante e speriamo che cada partita sia meglio, no? Ex puntero del Barcellona Dream Team di Johan Cruyff, con cui, guarda caso, non se le mandava certo a dire. Stoichkov è già l'uomo simbolo del nuovo Parma. Per la sua stagione italiana promette sorrisi e gol, col seguito di scudetti e coppe. Lui arriva perché è un bravo giocatore, e anche che noi che siamo rimasti dobbiamo forse cambiare un po' di mentalità e stiamo facendo adesso. Cristo non ha virtù evangeliche e non perdona mai chi gli sbaglia un passaggio, così come è solito prendersela con le decisioni dell'arbitro o con le scelte dell'allenatore. Stoichkov fa il possibile per ottenere la sostituzione. In ogni suo gesto sembra dire apertamente che gli altri non sono all'altezza della sua classe. Se Stoichkov serve per far diventare uomini questi giocatori che magari prima non avevano la personalità che possiamo avere adesso, ben venga. La rete contro l'Inter è la quinta del suo campionato italiano, nonché l'ultima. Un bottino misero e poco coerente con l'inizio folgorante, con la rete all'esordio contro l'Atalanta. Stoichkov, rompendo un cronico silenzio stampa, affida al giornale spagnolo Marca il riassunto della sua avventura. In Italia, il calciatore è meglio preparato fisicamente e tatticamente, ma non sono d'accordo con chi dice che quello italiano è il campionato migliore del mondo. Qui non c'è spettacolo. Si gioca in maniera molto difensiva e non esistono goleade. Io non mi diverto, mi annoio. Esce il primo pallone d'oro, Stoichkov. Eppure Nevio Scala le ha provate tutte, comprese terapie d'urto quali l'umiliazione della panchina, che Stoichkov vive come un vero e proprio affronto. Nemmeno io ero felice di metterlo in panchina. Ho fatto una scelta tecnica, ma credo di avere anche il privilegio di guidare un gruppo di ragazzi professionisti che capiscono anche le difficoltà dell'allenatore. Cristo non è sembrato mai un leader in campo. Troppo spesso si lascia trascinare dalla foga. Certo, c'è chi, come Stoichkov, è troppo nervoso per essere anche utile. Ed allora Scala lo manda in panchina, continuando però a rinunciare a Zola. Inoltre, il dualismo con Zola lo ha certamente logorato, mettendo in evidenza ancor più il suo isolamento verso la squadra. Nel Parma, da rivedere l'intesa fra Stoichkov e Zola. Un pallone d'oro tradito dal carattere, che in Italia non è mai riuscito a brillare. Quando mi definiscono un ragazzo terribile, sinceramente mi scappa da ridere. Non sono affatto un provocatore. È questione di carattere. Avete mai visto un grande giocatore senza carattere? Il campionato riprende con il Milan sempre più lanciato, ma il calendario alla 25esima giornata propone la sfida che Capello teme di più, il derby. Grande coreografia, 80.000 spettatori a San Siro, oltre 3 miliardi di incasso e si comincia subito nel ricordo di Massimino e di Cucchi che ci hanno lasciato prematuramente in questi giorni. Ma sai come derby è derby, derby non è una partita normale. I derby sentono molto giocatori uguali come tifosi. I tifosi rossoneri sudano freddo. Calcio di punizione di Centofanti, dà l'impressione di essere Ranio in vantaggio, il colpo di tacco forse fortuito di Fontolan per Branca, sinistro e gol, 1-0 per l'Inter dopo appena 5 minuti di gioco. Rivediamo il perentorio tiro con il sinistro. Il Milan si può battere, questa è la notizia.
a proposito, derby numero 28 il tuo? Sì, numero 28 di campionato, non so, in tra Coppa Italia e Micheoli sarò a 40. Okay. Giuseppe, mi senti? Sì, ah, beh, mi ricordi Paolo Rossi? Anche, mi ricordo sì. Sono passati talmente tanti anni, 14 anni dall'82. E tu giochi ancora? ma ero giovane allora. Sì, è vero. Vogliamo sapere come ha fatto a bloccare Weah oggi? Ma Weah è venuto poco dalla mia parte, è stato soprattutto centrale, però devo dire che a metà del primo tempo ha tenuto in piedi il Milan da solo, è un pericolo costante, è un grandissimo giocatore. La Fiorentina però riduce di un solo punto le distanze, da meno 7 a meno 6. Chi sorride è il popolo bianconero, confortato dallo splendido cammino europeo della squadra e dal 4-2 inflitto alla Lazio di Zeman. Una sconfitta incredibile, perché 2-0. No, da come era iniziata, veramente non si poteva prevedere un finale del genere, indubbiamente. E se in alto la situazione appare abbastanza incanalata, a metà classifica si segnala il timido risveglio della Sampdoria e il cammino tranquillo di Piacenza e Udinese. Si parla tanto di stranieri, e questo Piacenza, tutto italiano, sta conseguendo degli ottimi risultati. Una filosofia tutta particolare. Sì, noi siamo una filosofia obbligata, perché noi siamo una società che non può permettersi di spendere delle grandi cifre per una sfortuna che io ho da 6 anni, cioè di avere un grande presidente imprenditore ma non tifoso. E quindi noi non possiamo permetterci di avere degli stranieri che possono fare la differenza. Non abbiamo un'organizzazione per andare a vedere quei giocatori che potrebbero servire anche a noi stranieri, e quindi rimaniamo quello che siamo. Poi all'improvviso il campionato si ferma. La 26esima giornata in programma per il 17 marzo 1996 non si gioca. Una domenica particolare per il pianeta calcio. All'Olimpico, spiritosa radiocronaca del nulla, con tanta fantasia sciorinata da Bruno Gentile. 3. Al Meazza, i brividi del bungee jumping. Non era mai successo nella storia del campionato italiano. Ai nostri tempi non si scioperava, però, si faceva finta se arrivava un quarto d'ora dopo. Sì, effettivamente, sono più tosti quelli di oggi, si vede. Non si pensava neanche, forse non c'era neanche la parola sciopero. La sentenza Bosman e altri problemi hanno indotto l'avvocato Campana, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, a proporre la clamorosa protesta. Diritto di elettorato attivo e passivo, che vuol dire partecipare all'assemblea elettiva del presidente federale e del governo federale. La giostra riparte il 24 marzo e il Milan appone sempre di più il suo timbro sul campionato. Si sbarazza del Parma con Baggio che torna ad essere protagonista. Quindi vince a Piacenza e dopo lo 0-0 con la Lazio la copertina è tutta per Panucci, autore del gol partita a Napoli, che alla 30esima giornata proietta il Milan addirittura a più 9 sulla Juventus. Credo che forse sia questo il gol più importante della stagione, sia per me che per la squadra. Abbiamo giocato bene, abbiamo dimostrato grande forza e credo che a questo punto perdere il campionato sia proprio al 0%. Una Juve che la domenica seguente supera l'Inter a San Siro e si porta a meno 7. Mancano solamente 3 partite, 7 punti, sono tanti, credo di no. Stiamo soltanto rinviando le feste del Milan. Il campionato sta volgendo verso l'epilogo. In coda il Bari rischia la retrocessione in B, ma sfoggia un Igor Protti meritato capocannoniere. E poi inventa la rete che lo conferma capocannoniere del campionato con l'invidiabile media di un gol a partita. No, non credo riuscirò a mantenere questa media, perché significherebbe fare 34 gol a partita. Mancano 3 giornate alla fine e il primo verdetto riguarda il Padova, che alla 31esima giornata, dopo 10 sconfitte consecutive, saluta la massima serie. E Sandreani si consola leggendo quello striscione quanto mai eloquente esposto dai tifosi patavini. Era giusto salutare il nostro pubblico con un risultato, insomma mancava dall'11 febbraio e questo non è sembrato il modo migliore per salutare, anche se rimane una profonda amarezza per questa retrocessione.
Il 28 aprile è in programma il turno numero 32 e il calendario propone incontri da brivido. Si parte dal Milan che riceve una Fiorentina a caccia di punti UEFA. La Juve affronta la difficile trasferta di Roma. In coda il Piacenza conta di fare bottino pieno con il retrocesso Padova per garantirsi la salvezza. Mentre da cardiopalmo sono Torino Cremonese e Bari Udinese. Allora, c'è da soffrire per questo turno. Ma io vengo allo stadio con la certezza di perdere e con la speranza di uscire non malconcio, ecco. Quindi con questo spirito qui tutto quello che viene è buono. È nulla. Il primo se li porta a casa. Primo giro dunque di cronaca dove i secondi tempi sono iniziati e di commento dove invece non ancora è ripreso il gioco. Riccardo Cucchi da Milano. Le squadre stanno rientrando in campo e già aria di festa al San Siro. 2-1 il punteggio del primo tempo in favore del Milan sulla Fiorentina, una Fiorentina brillante anche senza Baiano e Battistuta, impegnati i rossoneri portandosi per prima in vantaggio. Saggia come sempre però la gara dei giocatori di Capello. Dopo la risposta lampo di Savicevic al gol di Rui Costa, tutto in un minuto. Il Milan ha atteso i momenti giusti per le sue ripartenze difficili per la difesa alta della Fiorentina, ma di straordinaria efficacia grazie alla velocità della manovra. È linea che va a Roma. All'Olimpico le squadre devono ancora fare il loro ingresso in campo. Il primo tempo si è concluso con la Roma in vantaggio per 1-0 contro la Juventus, l'autore del gol al quarto minuto Del Vecchio. Bari Udinese. Ottavo minuto della ripresa, situazione invariata, Bari 3 Udinese 1, della linea. Torino Cremonese. Dodicesimo al delle Alpi, sempre il Torino in vantaggio sulla Cremonese per 1-0 grazie al gol segnato da Mezzano al 40° del primo tempo. Milan Fiorentina. Undicesimo, Milan sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 2-1, affonda il Milan sempre pericolosamente. Adesso raddoppio della Roma con Moriero dopo una splendida azione di Carboni e dunque la Roma adesso conduce per 2-0 al nono minuto, linea di nuovo a Livio Forma. Attenzione San Siro che interviene, calcio di rigore in favore della squadra viola, sta per partire Rui Costa, il tocco con il destro, la parata da parte del portiere milanista Rossi, il boato del pubblico di San Siro, invariato il punteggio. Ha ridotto le distanze la Juventus, autogol di Cappioli su conclusione di Lombardo. Dunque 2-1, sempre in vantaggio naturalmente la Roma, tutto questo è accaduto al 18°. Aggiornamenti Bari Udinese. Qui a Bari siamo al 25° del secondo tempo, 4-1 il punteggio fissato per il Bari, al 18° la quarta rete della formazione di casa. Torino Cremonese. E il 29° al delle Alpi, sempre Granata in vantaggio sulla Cremonese per 1-0, da segnalare a Dionigi, ben servito da Caris, si gira bene il diagonale e ancora Razzetti in evidenza. Si salva in angolo. Terzo gol del Milan esattamente al 31°. Simone si leva la maglia e la getta sugli spalti in festa. Dunque Milan 3 Fiorentina 1, ormai è soltanto questione di minuti. Il Milan ha praticamente sulla maglia il suo 15° scudetto, te la linea. Pareggio della Juventus con Padovano, gran tiro dai 35 metri, pallone sotto il 7 alla destra dell'incolpevole Cervone e la Juventus ha pareggiato al 25°. 2-2 qui all'Olimpico tra Roma e Juventus. Finale al Delle Alpi, Torino batte Cremonese 1-0. Finale dallo stadio San Nicola, Bari batte Udinese 4-2. Finisce la partita 2-2, pareggio dunque all'Olimpico tra Roma e Juventus, linea provinciale. Milan e Fiorentina. Lo scudetto del Milan in questo preciso istante, il signor Cinciripini dichiara concluso il confronto, Milan batte Fiorentina per 3-1. Una scena bellissima, veramente fa onore all'uomo e al tecnico. Milan a 70 punti, campione d'Italia, con 2 giornate di anticipo. Al secondo match point il Milan battendo la Fiorentina 3-1, dunque ce l'ha fatta a conquistare il 15° scudetto della sua storia, il quarto in 5 anni dell'epoca di Capello. Piangono tutti al Milan, sembra che abbiano perso qualcosa di importante. Hanno invece vinto lo scudetto numero 15. Nessuna sorpresa da San Siro. Il Milan si aggiudica con pieno merito il suo 15° scudetto. Era una cosa talmente importante per noi quest'anno ritornare ad essere campioni, perché questa società, questa squadra merita
questo pubblico merita veramente di essere sempre all'apice. Noi tra un prefissi questo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Ti abbiamo visto piangere, ma erano lacrime del tutto diverse rispetto a quelle di Pasadena. Sì, lacrime di gioia perché è una grande soddisfazione. Vincere il campionato è sempre una grande impresa contro grandi squadre. Siamo stati premiati per la grande concentrazione durata tutto l'anno. Senti, adesso vanno via due grandi del Milan come Donadoni e Tassotti. Ti senti un po' più solo? Devo dire di sì, dopo tanti anni questi due hanno fatto una grande metà di storia del Milan, quindi ci mancherà senz'altro tutti e due. Senza Tassotti e Donadoni l'anno prossimo come vi sentirete? Ora ogni anno perdiamo qualche pezzo, il gruppo storico è duro da rimpiazzare. Qual è una dedica? Com'è? C'è una dedica. Dedica a mia moglie e al figlio che sta arrivando. C'è uno striscione lì che dice: grazie Roberto, 10 anni di storia non si dimenticano. Sono cose che fanno piacere, sono contento, è difficile parlare in questi momenti. Dire grazie a tutti è poco. Senti, adesso vai in America, si chiude forse un ciclo con la tua partenza? No, non credo, il ciclo mio continua, al di là di Donadoni, questo è poco ma sicuro. Io un pezzettino di mio ce l'ho messo. Lacrime di gioia di Baresi e lacrime anche di Capello. Beh sì, è un'emozione forte sempre, anche conquistare un traguardo così importante, così difficile, così contrastato, quindi... Una grande prova corale quella dei rossoneri, guidati dalla potenza e dalla classe del loro uomo in più, George Weah. Dunque questa volta i tifosi milanisti saranno contenti, come nel caso di Blissett, che è un po' deluso, lei è un Calun Tinto de Neger, scusate l'accento ma non sono certamente lombardo, un grande Weah che si è mosso, ha segnato, avete visto con quale impegno. Un attaccante potente, veloce e concreto, ma anche molto tecnico e abilissimo nel controllo di palla. A volte perfino troppo. Può sembrare lezioso. Si legge così sulle relazioni che accompagnano il profilo di George Weah quando il Milan deve decidere se acquistarlo dal Paris Saint-Germain. Probabilmente, dopo 3 sole giornate di campionato, la sensazione di leziosità si è già dissolta del tutto a favore di una concretezza e di una voglia di fare gol che sotto porta diventa esplosiva. Anche perché King George si presenta al Milan con le sue armi migliori. Il suo istinto del gioco, che prevale su eventuali problemi di adattamento tattico, e la sua fisicità, che spaventa le difese. Weah inventa il gol della possibile vittoria, che è una botta micidiale. A trovare la via della rete ci impiega solo 7 minuti in quel di Padova, con un colpo di testa che sorprende il portiere avversario. Sono molto contento per la mia prova e per il gol perché volevo dedicarlo a mio figlio che oggi ha festeggiato il suo 8° compleanno. Il test più significativo però si ha alla 3ª giornata. Il Milan scende all'Olimpico ad affrontare la Roma di Mazzone. Avvio rabbioso da parte della Roma che comincia subito in avanti. I giallorossi passano in vantaggio con Balbo. Punizione di Balbo, velo da parte di Fonseca in sospetta posizione di fuorigioco e la Roma è in vantaggio. È proprio Weah a suonare la carica ai suoi. Si scuote il Milan e comincia ad attaccare. Si fa vedere subito Weah con questo gran servizio per Aranio. Poco assistito dai compagni di reparto, il liberiano si carica sulle spalle l'attacco del Milan. Sono queste le partite vinte praticamente da solo che indurranno la giuria di France Football ad assegnargli il pallone d'oro edizione 1995. È tutto Milan in questa fase del primo tempo, grandissimo lavoro di Weah. Poco prima dell'intervallo, George inizia a capovolgere il destino della serata segnando il punto del pareggio con un esterno destro di prima intenzione. Ma per scoprire la meraviglia bisogna attendere la ripresa. Osservate il suo dribbling straordinario, il controllo, l'esterno e il gol. Davvero una prodezza di Weah che si beve netto Aldair e poi sull'uscita del portiere della Roma lo beffa. Una corsa in libertà
dove esprimere potenza, creatività e gioia. Quando sente l'aria di Roma, George Weah sembra assumere le sembianze di Attila, il flagello di Dio. Il liberiano lascia il segno anche sull'Olimpico laziale, dopo aver fatto piangere 3 mesi fa i tifosi giallorossi. Come contro il Verona l'anno successivo, per il gol cost to cost più secondi. Gioco nel Milan e qui tutti mi vogliono bene. Mi fanno sentire importante e credono in me. Mi è piaciuto come mi hanno accolto subito. Io sono venuto qui anche per diffondere l'immagine del mio continente e della Liberia nel campionato più importante del mondo. Per una città che gioisce, altre piangono. Salutano la Serie A anche la Cremonese e il Torino. È una grande delusione perché non ho potuto completare un lavoro. Certo. Che sicuramente avrebbe visto il Torino lottare fino alla fine. Bastava che io mantenere la media punti che avevo fatto nelle 14 partite. Ci sono ancora 180 minuti da giocare. I primi 90 decretano la retrocessione del Bari, che cade sotto i colpi di un Inter alla ricerca dei punti per la qualificazione UEFA. Ride Paul. Sì, ora tutti dicono che sono leader adesso, dice Inz, ma io voglio essere leader anche nel prossimo anno. Sono molto felice di giocare in questa squadra. Gioco bene quando la squadra gioca bene. Rispetto tutti i giocatori e loro rispettano me. Sono felice che l'Inter abbia vinto e di stare nell'Inter. I'm just happy that we win and I'm happy to be playing Inter. A caccia dell'Europa anche la Roma, che vince a Firenze, e la Sampdoria, che piega un Milan appagato grazie alle virtù realizzative di Enrico Chiesa, 26 anni, stella splendente della Sampdoria e bomber in odore di nazionale. Con Mancini è un bel giocare. Sì, oggi ci siamo divertiti, come ho detto ieri. Qualche giornalista ha detto: se ci avessimo delle occasioni buone speriamo di sfruttarle. Oggi io e Roberto l'abbiamo sfruttata al massimo. La stagione volge ormai al suo epilogo, con l'ultima giornata di un torneo che si chiude in anticipo per lasciare spazio alla nazionale di Sacchi, impegnata in Inghilterra per i campionati europei. Ma che notizia ha, sulla Valenti? Buone. Mi sembra che vada tutto bene. Anche il Peruzzi, no? Moggi mi ha assicurato che stanno bene. Se poi non staranno bene, sapete con chi prendervele. Vi saluto tutti, ciao. È il 12 maggio. L'Inter conquista un posto UEFA grazie alla Juve, che trionfa in Champions League, e alla Fiorentina, che vince la Coppa Italia. Beppe Signori e Igor Protti si laureano capocannonieri a pari merito con 24 reti. E se non sbaglio sono il primo giocatore nella storia in assoluto che riesce a vincere la classifica dei marcatori di una squadra che purtroppo è andata in Serie B. Credo di aver fatto qualcosa di importante. Non voglio essere immodeste, però credo di aver fatto veramente un ottimo campionato. Noi invece diamo appuntamento con la Domenica Sportiva domenica prossima alle 22:20. Vi aspettiamo naturalmente su Rai 3 la Domenica Sportiva. Intanto poi vi lasciamo al processo del lunedì. Arrivederci, grazie. Lo scudetto, dopo appena un anno, torna sulle maglie del Milan a completare un poker irripetibile. L'organizzazione di Capello e un parco giocatori eccezionale hanno dato vita ad un ciclo di successi destinato a rimanere scolpito nell'albo d'oro della Serie A. Il campionato italiano registra una serie di goleade spettacolari e vive sul filo anche la lotta per la corona di capocannoniere, con Igor Protti che raggiunge Signori ma non riesce a salvare il Bari. Protagonisti di stagione anche i portieri, autori di siparietti indimenticabili,
l'attacco isterico di Bucci, che inventa un autogol e poi se la prende con il guardalinee, o la paperona di Marchegiani contro la Juventus. Una stagione che segna anche una serie di appuntamenti importanti con la storia. Bergomi con 634 presenze supera Facchetti. Baresi firma la sua 500esima presenza col Milan. E Trapattoni eguaglia il record di panchine di Nereo Rocco. Mentre Battistuta viene celebrato con una statua per la sua 100esima partita in viola. Un campionato che termina salutando Fabio Capello, che vola in Spagna per riportare in alto il Real Madrid, e Carlo Mazzone che lascia la sua Roma con il rammarico di traguardi mai tagliati. Grandi tecnici salutano, mentre nuovi campioni sono pronti a fare palpitare i tifosi. La stagione 95-96 presenta un combattente del centrocampo come Ambrosini e un cecchino d'area come Filippo Inzaghi. Ma soprattutto propone subito con tutto il suo talento Gianluigi Buffon, capace all'esordio di ipnotizzare i senatori del Milan. Il duello a suon di gol fra i re dei cannonieri e il bomber di provincia. E il Milan che risorge sempre. Per questo, campionato, io ti amo.